nomi, Ci sono, ci sono! In ritardo, scusatemi, ho avuto un contrattempo e ho fatto tutte le cose di super fretta, ma sono riuscita a collegarmi. Chi c'è? Chi c'è con me? Stasera, Luisa, ciao! Grande Damiano, sempre presenti i miei veterani, grandissimi! Bene, sono davvero contenta, vediamo chi altro si unisce a noi, Nel mentre finiamo di preparare i vari attrezzi che useremo durante il body pump. Se avete il kit del bilanciere, ottimo, altrimenti qualsiasi tipo di peso, bottiglia d'acqua, bottiglia di detersivo ammorbidente, qualsiasi cosa. Bacione, Cardoso! Com'è andata con il pesce d'aprile? Arianna, se ci sei ancora, un salutone. Ok. Giovedì sera, quindi body pump. Che cosa facciamo? Giovedì sera scorso c'era Nilu, quindi si riprende l'allenamento del giovedì ancora primo, che è il Body Pump Nano, ovvero questa special edition del Body Pump che fa parte di questa Nano Series, grazie alla collaborazione tra Reebok e Les Mills. Hanno fatto tre special edition per Body Pump, per Grit e per Les Mills Core, che è il nuovo nome di Six Words. Grande Ludo, mi fa piacerone, grande, ottimo. Quindi facciamo questa release che si chiama Body Pump Nano, format da 45 minuti, lavoro integrato di bicipite, tricipite e affondi e spalle, ok? Ragazzi, per il brano 1, warm up generale, abbiamo bisogno sia della barra che di un disco libero, ok? Per chi usa il bilanciere, altrimenti chi usa due pesi, già due pesi singoli, poi ne mollerà uno. E che tonnara! E che ne so, Cardoso, vediamo! Quindi, per chi ha il kit del bilanciere, sia il bilanciere che a portata di mano il disco, ok? Altrimenti, i dischi liberi. Sistemo i volumi. Mi sono dimenticata, volevo dirvi che vi ricordo l'appuntamento per questo domani, l'altro, sulla pagina
Instagram di Les Mills Italia ci saranno in diretta queste tre release nano. Si parte sempre con il body pump, poi Les Mills Core e infine Grid, ok? Presentate dai trainer nazionali italiani, ok? Quindi sabato andate a vedere anche sulla nostra pagina dell'Evolution, abbiamo messo il planning di questo evento. Romina, ciao, buonasera, ben arrivata anche a te. Cominciamo a fare sul serio, volume musica e volume voce. Ta, 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 ta. Ok, siamo pronti? Possiamo cominciare? Cosa ne dite? Tutto bene? Si parte dal nostro riscaldamento generale come sempre. Ragazzi, prima di partire impostiamo la nostra set position, vediamo le ginocchia, scendiamo ad afferrare la nostra barra e i nostri carichi, piedi vicino, talloni sotto le anche, ginocchia morbide, mani a un pollice di distanza dalle cosce, da qui ruotiamo le spalle in alto, indietro, in basso, chiudo le scapole, apro il petto e infine assorbo in dentro la pancia attivando l'addome. Tutte le volte che vi dirò di tornare in set position dovete tornare in questa posizione qui. L'unica cosa che manca? Un bel sorriso. E si parte, fermi lì che vado a premere play, eh? Ok, un altro bel giro di spalle. Buono, apri il petto, attiva l'addome. Primo movimento deadlift, inclinati dalle anche, 2-2 il tempo, andiamo. Scendi, scendi, sali, sali. 1, 2. Inclinati dalle anche, frena la barra alla linea delle ginocchia. Petto ampio e fiero. Arriva una pausa al ginocchio. Scendi, stai e lentamente risali. Ripeti, scendi, pausa. Una piccola pausa al ginocchio e poi strizza il gluteo per risalire, ok? 4 viaggi ancora. Attiva l'addome, schiena lunga, petto ampio. Cominciamo a riscaldare i muscoli posteriori del corpo e prepariamoci all'allenamento. Rematore lento, scende le ginocchia, tira lentamente all'ombelico, riporta le ginocchia e lento sali, ripeti. Tira i gomiti indietro verso l'alto. Rematore singolo. Ginocchia, ombelico, ginocchia, sali. Sempre gomiti stretti rivolti verso dietro. Sguardo rivolto in basso davanti a te, collo lungo. Adesso fine presto, salgono lentamente i gomiti, girano, spingi sopra la testa. Si chiama e lento resetta. Guida il movimento dei gomiti, girali veloci. Ottimo. Ehi, tempo singolo. Un click e un press. Gira veloce i gomiti e spingilo verso sopra la testa. Vado vicino al corpo, addome attivo, uno in più, frena la barra sul dorso, altri piedi squat. Scendi, sali. Passiamo il riscaldamento alla parte bassa del corpo. Spingi il gluteo dietro in basso, spingi le ginocchia in fuori, apri il petto. Apri il piede destro, vai in stesso e riparti. Prova a cercare un po' più di profondità rispetto a prima. Riscalda le gambe, riscalda il cuore. Gamba destra, lungo passo dietro, affonda, 8. Avvicina il ginocchio dietro al movimento e spingi il ginocchio avanti verso l'esterno. Addome forte, anche spalle spalle avanti.
l'ultimo, cambio veloce, gamba sinistra, lungo passo dietro, altri 8 affondi, spingi la palla del piede avanti per risalire, attiva il gluteo, l'ultimo, set position, via la barra, disco, o via il disco, solo uno, rinocchio lento, scende le ginocchia, tira l'ombelico, riporta le ginocchia, tempo singolo, scendi e tira, senti, richiama, concentrati a tirare bene i gomiti dietro verso l'alto, a chiudere le scapole, esalare tensione nel dorso, squat e press, fai un basic carro, spingi sopra la testa, richiama, resetta, ripeti, porta il disco alle clavicole, spingi sopra la testa, riporta le clavicole e resetta, più veloce, gira la ginocchia e spingi, piega le ginocchia, usa le gambe e tieni la barra attiva e dopo spingi il disco sopra la testa, l'ultimo per il disco alle clavicole, apri i piedi, sport frontali, 8, e si riparte, il gluteo cerca la linea delle tue ginocchia e poi strizza il gluteo per risalire, uno in più, apri il piede destro e in white stance riparti, pensa sempre a spingere le ginocchia verso l'esterno, carica perfettamente i muscoli, affonda alternati, richiama gamba destra, lungo passo dietro, affonda, sali, richiama gamba sinistra, lungo passo dietro, poi il ginocchio dietro cerca il movimento, rimani attivo nell'addome, se vuoi aggiungi un press, affonda e pressa, prima lungo passo dietro e poi affonda e pressa, addome attivo, non perdere il diritto, rimani scordato avanti, lavoro integrato, parte bassa del corpo, stop, ehi, vieni a terra, mani capire le spalle, ginocchio a terra, push up, 2-2, scendi, scendi, sali, sali, 1-2, vieni nei singoli, 8, frena il petto alla linea dei gomiti e spingi via strizzando il petto, se vuoi qualcosa in più solleva le ginocchia, 3 ripetizioni a chiudere, l'ultima, stop. Oh, bello questo riscaldamento, super dinamico, molto bello. Cosa mi dite voi, eh? Come vi sentite? Caldi, pronti, muscoli, cuore, parte bassa, parte alta, eh? Abbiamo attivato tutto. Ok, ragazzi, passiamo al lavoro specifico per la parte bassa del corpo, brano di squat, il peso, se hai modo, come minimo raddoppia, se non triplica, ok? Quindi se hai dei dischi sparsi, ricordati che puoi usare anche uno zaino, ok? O il bilanciere, vabbè, quello è ovvio, per chi lo ha. Altrimenti ti faccio vedere l'opzione per chi ha i pesi. Se hai un disco, come nel riscaldamento, lo metti all'altezza delle tue clavicole, gomiti chiusi sotto al disco e farai dei front squat. Ok? Alla stessa cosa se hai due bottiglie d'acqua. Le appoggi sulle tue spalle e fai dei front squat anche con delle bottiglie d'acqua. Ok? Benissimo, quindi disco o bottiglie d'acqua nella parte frontale del corpo oppure zaino o bilanciere nella parte posteriore, bilanciere sulla parte alta e carnosa del dorso, partiamo dalla mid stance, quindi talloni sotto le anche, punte leggermente aperte verso l'esterno, ok? Apri il petto attivando il dorso, chiudendo le scapole, e assorbi dentro la pancia per attivare l'addome. Fermi lì, che vado a premere play, e si parte praticamente subito, eh? Apri il petto, attiva l'addome, squat, 2-2 il tempo, andiamo, scendi,
scendi, sali, sali. Uno, due. Spingi il gomito in basso, solleva il petto. Dopo tempo in arrivo, scendi tre, sali uno, tre, due, uno, esplodi. Allina le ginocchia col petto dei piedi, senti i quadricipiti incendiarsi. Scendi e stai, pausa in basso e risali. Attiva l'addome, soprattutto nella pausa in basso, per supportare la vostra schiena. Ritrova il legno, solleva i talloni. 3, 2, solleva i talloni. 3, 2, e solleva. Allora, solleva i talloni da terra, vieni sulle punte dei piedi. Rallenta. 4, 3, 2, lento sali. Questo è il tuo recupero attivo. E la prima regola del body pump è che nessuno sale prima di me. 2, 2. Scendi, scendi, sali, sali, fluido e continuo. Ricominciamo il nostro viaggio verso la pensione. Scendi e stai, pausa. Per risalire, spingi dai talloni e contrai i glutei. L'ultimo, torna il dritto con il lento, solleva i talloni. 3, 2, 1, solleva. Quando sollevi i talloni, spinge gli utili e spingi le anche avanti verso l'alto e scorda le anche. Stop. Apri per destra, un tanto punta, vai in stessa. Lavora i glutei, due due riparti. Scendi, scendi, sali, sali. Anche il piede in basso, ginocchia che spingono bene verso l'esterno, carica i muscoli. 3, 1, 3, 2, 1, esplodi. Più le ginocchia spingono verso l'esterno, più l'incendio diventa nei tuoi gluteri. Pausa in basso, sali. Strizza i gluteri, sali. Porta i tuoi glutei alla linea delle ginocchia. Cerca più profondità. Dritto molleggia. Sollevare i palloni. Dritta estensione. Caviglia, ginocchia anche. Senti lavorare, polpacci, femorale e glutei. Super lento. 4, 3. Lento sali. Ah. Sei sicura che non stai correndo? 2, 2. 1, 2. Vieni con i gomiti per farti lanciare. Attiva il dorso e apri il petto, non far passare avanti. Pausa in basso. Scendi e stai. E spingi via. Per risalire, spingi bene la parte esterna del piede. Senti il medio gluteo lavorare. Molleggi. 3, 2, 1. Sollevati. Prova a sollevare il talone un centimetro più di prima. Lavora, polpacci, femorali, glutei. Stop. Apri piede sinistro, talone punta. Wide stance, ultimo round. 2, 2. Andiamo. Base ancora a canto dei piedi. Per sostenere meglio la fatica e cercare ancora più profondità. 3, 1. 3, 2. Ricordati, l'obiettivo è cercare profondità nelle anche, rimanendo con il busto dritto, schiena lunga e forte, dove arrivo? Scendi e stai. Mentre risali, spingi via il pavimento, allontanalo da sotto i piedi. Triplo palleggio, 3, 2, solleva i talloni. Forza atletica, triple estensione, rallenta, 4, 3, super lento sali, e ultimissimo round, ultimissime ripetizioni, 2, 2, e risali. Pensa ai tuoi
piedi, sblocco le ginocchia e via il peso. Oh, sciogli la bassa schiena. Afferra la caviglia destra, pallone al glute, allunga il quadricipite. Allungamento rapido, cambio. Salito il cuore, cominciato a sudare, assolutamente sì, abbiamo attivato i muscoli grandi e forti, i muscoli più grandi e più forti del nostro corpo, creando quello che è il primo picco cardio di Body Pump, ok? Adesso rilieviamo il sangue nella parte alta, brano di petto. Se hai il bilanciere, il peso scende di un terzo rispetto a quello che avevi ora nel brano di squat, o può tornare anche al peso del riscaldamento. Altrimenti, due pesini e due bottiglie d'acqua vanno benissimo, ok? Tanto con il bilanciere e con i pesini facciamo solo una parte, che non è quella centrale, ma abbiamo un grande lavoro di push-up, di plank e di mountain climber, ok? Quindi occhio alle combinazioni, le fiamme, oh, questo sì che mi piace, Ludo. Quindi tieni pesini o bilanciere vicino a te dalla parte lunga e stretta. Se hai, quando andremo a prendere il bilanciere, ok, chiusa le due bottiglie d'acqua, i due pesini, cosa dovrà fare? Dovrà fare le aperture per il petto, ok? Chi ha lo step ovviamente si distende sullo step, se no mani a terra. Ti faccio solo vedere che la combo sarà walking plank, cioè camminiamo con le mani avanti, avanti, dietro, dietro, mentre siamo in plank, l'opzione appoggiando le ginocchia a terra, seguito da o 4 mountain climber lenti o 7 veloci in sprint, ok? Giusto per prepararvi. Bene, vieni, mani poco più ampie, più ampie delle spalle, che poggiano sullo step o a terra. Pronti a scendere in push-up, 4, 3, 2, letto sali, 4, 3, ripeti, scendi e frena il petto alla linea dei gomiti e risali, 2, 2, fluido. Scendi, scendi, sali, sali. Attiva l'addome, schiena lunga e forte. Se hai bisogno, avvicina le ginocchia, avanti e riduci l'intensità. Cambia il tempo, scendi per sali, 1, 3, 2, 1, spingiti via. Singoli in arrivo, 8, sali, 7, sali. Ginocchia vicino o ginocchia lontano. Ci prepariamo al walking plank, gambe tese con un walking plank e due mountain climber, destra e sinistra, walking plank, avanti, avanti, dietro, dietro e alterna le ginocchia al petto. Opzione, walking plank, ginocchia a terra e anche volendo il mountain climber. Due walking plank veloci e 7 mountain climber, 7, 6, 5, 4, 3, walking plank, 1, 2 e alterna veloce le ginocchia al petto. Attiva l'addome durante tutta la combinazione per mantenere anche spalle squadrate verso terra e anche solide, ok? Stop! Dai a terra sullo step, bilanciere, scendi, super leg.
letto, 4, 3, 2 letto sali. Fondo, 2 singoli e un ritmo molleggio veloce. 2 singoli e un ritmo molleggio veloce. Nei singoli, tutta la via scendere e a salire. Nel molleggio, rimane nella parte bassa. Durante tutta la prova, fino all'addome, ancora la bassa schiena allo stadio a terra. Due pompe più. Frena sempre i gomiti alla linea dello stand. Buon movimento. L'ultimo. Stop. Come va? Oddio, dietro lo step, mani piante delle spalle, push up, super letto, 4, 3, ginocchia lontano, ginocchia vicino, ginocchia sollevate, scegli tu, 2, 1, 2, senti il lavoro dei pettorali, delle spalle, delle braccia, prendo ragazzi, 3, 2, 1, esplodi, spingi dallo sterno, risali, combo, walking plank, lento, no scusate, push up singoli, perdono, push up singoli, chi cerca la sfida solleva le ginocchia da terra, combo in arrivo, un walking plank, lento, avanti, avanti, dietro, due mountain climber, destra, sinistra, ricordati l'opzione, puoi appoggiare le ginocchia a terra, sei durante un walking plank, che durante il mountain climber. Ricorda, addome attivo, anche spalle spalmate in basso. Combo veloce, due mountain climber, due walking plank veloci, sette mountain climber, a sprint. Sprizza i glutei, stabilizza le anche. Ginocchia a terra durante il walking plank e quattro mountain climber clienti, ok? Un'altra opzione per te, step, torna a rilanciare i dischi, mani ampie, super lento, 4, 3, sali, combo, due singoli e un triplo molleggio. Fai scendere la barra sempre in linea con il centro del petto e frena e gonfia la linea dello sterno al movimento. Come sta il vostro petto? Con questa combo di push up, mountain climber, di lanciare. E andiamo a combinare di tutti i colori. Le ultime due pulsazioni e abbiamo finito. Oh! Sì? Come va? Apri il petto, guarda le spalle dietro il dasso e aiuta gli altri pollici. Anche questo brano di petto super dinamico, come il riscaldamento, dinamico, veloce, divertente, mi piace un sacco, ma proprio un sacco sacco, datemi anche il vostro feedback, ci tengo. Prepariamoci per il brano di dorso, quindi lavora la parte posteriore del corpo, puoi decidere con il bilanciere di mantenere lo stesso peso che avevi ora nel petto o aggiungere almeno un chiletto in più rispetto a prima, ok? Ci serve anche un disco libero per fare gli squat press, quindi disco libero a portata di mano, ok? Tanto vedo se
avete scritto siamo sicuri che è body pump, assolutamente, si vede che si sono un po' sdati con questo pump nano. E anche la tipologia, direi, della musica è molto diversa rispetto al solito, che in genere è molto rock, Ludo, quella dei brani di petto. Ok, quindi il disco libero ci serve per gli squat press, ok? Il bilanciere. Facciamo il primo set con una presa delle mani ampia. Nei prossimi due facciamo invece la presa normale. Quindi per chi lavora con carichi singoli o bottiglie d'acqua, vuol dire che i rematori, o insomma tutta la prima parte, lo fa anche qui con una, una presa ampia delle mani. Quindi dischi, pesini o bottiglie fuori dalle cosce, ok? E tira sempre i gomiti ampi verso l'alto. Quando andremo a rifare una presa stretta, porto i miei pesi in linea con le cosce e tirerò i gomiti stretti e rivolti verso dietro, ok? Quindi la prima parte, pesini fuori, gomiti ampi, seconda parte, gomiti stretti. Ok? That's it. Ci siamo. Set position, prendi il bilanciere, mani ampie, deadlift super lento. 4, 3, 2, sali. 4, 3. Dalle anche, inclinati e raggiungi la linea delle ginocchia. 2, 2, più fluido. 1, 2, sali, sali. Sempre dalle anche, inclinati avanti e raggiungi la linea delle ginocchia con il bilanciere. Apri il petto e chiudi le scapole. Attiva l'addome, schiena lunga e forte. Uno in più, rematore singolo, ginocchia, coste, ginocchia, sali, ginocchia, coste. Tira il bilanciere dalle ginocchia alle coste, tirando i gomiti ampi verso l'alto. I gomiti frenano alla linea delle spalle. Rivolgi sempre lo sguardo in basso davanti a te, collo lungo. Dal rematore singolo al rematore triplo. Rema, 3, 2, 1, sali, ripeti. Risucchia l'ombelico alla colonna, attiva l'addome e supporta la bassa schiena. Concentrati a strizzare le scapole per attivare il dorso e lavorare sulla forza. Via il bilanciare sul disco. Squat press, squat press, squat riparti, squat press. Spingi le anche dietro il basso, spingi le ginocchia verso l'esterno e gira veloce i gomiti per portare il disco alle clavicole e poi spingilo sulla testa. Era l'ultimo, stop. Bilanciere, presa normale, guarda le spalle, dentro, 4, 3, 2, sali. Guardami di profilo. Spingi bene i glutei indietro e sblocca le ginocchia quando scendi. 2, 2, fluido. 1, 2. Per risalire, strizza i glutei e attiva i femorali. Ancora. Lavora in tensione costante nella parte posteriore del corpo. Tieni la mano a contatto con le cosce. Rematore singolo, ginocchia, obelico, ginocchia, sali, ginocchia, obelico. Questa volta porta la mano nelle
bene, veloce, guarda le spalle, deadlift, super lento e super lento sali, ruota i gomiti dietro, spingi il bilanciere contro le cosce, fluido, 2-2, 1-2, dai bilanciare le cosce, non deve passare né aria né luce, la tensione dei tuoi muscoli posteriori deve essere continua e costante, come se tu volessi flettere il bilanciere e attorcigliarlo le tue gambe, remasicolo, comincia a far crescere la tensione, tieni sempre il bilanciere vicino, tieni la tua vertigo. Prova a tirare i gomiti più indietro, più in alto. L'ultimo singolo, arriva il triplo. La barra l'abbiamo preso molto, Non lasciamo cadere senza controllo. Fai bruciare il dorso. Era l'ultimo, via la barra, sui dischi, 4, 3, squat press, 7 squat press, alla fine, grandi e profondi, prendi l'energia dal pavimento, sentilo scorrere dalle gambe alle spalle, ultimo tipo cardio, consumo calorico, stop. Allunga. Unisci i palmi delle mani. Lascia cadere la testa in mezzo alle braccia. Separando bene le scapole. E allungando il dorso. 4, 3. Lentamente rientra. Ok. Buono. Ah. Come state? Sono sì tre blocchi di lavoro uguale, ma lavoro fantastico. Vero? Ci attrezziamo per il brano di bicipite e tricipite, lavoro integrato. Ci serve il tappetino per lavorare in push-up, tricipiti, poi ci servono due pesi liberi per i bicipiti, ok? Quindi che siano anche qui manubri, bottiglie d'acqua, dischi, qualsiasi cosa tu voglia. Mettili vicino a te. Vedo dei messaggi. Cosa hanno scritto? Mi sa che ho sbagliato il titolo della lezione, visto che ero di furissima e mi stanno prendendo in giro. Ok, combo, ascoltate bene me per quanto riguarda la combinazione che andremo a fare, ok? Ci mettiamo in quadrupedia, mani sotto le spalle, push-up tricipiti, 2-2 il tempo, andiamo insieme, scendi, scendi, sali, sali, 1-2. Prende il petto alla linea dei gomiti, chiudi i gomiti alle coste, combo in arrivo, ascolta il tempo, scendi base e basso, stai, lento sali e segue un 2-2 lento, ripeti, scendi e stai, sali lento, 2-2 a seguire, prende sempre il petto alla linea dei gomiti, chiudi i gomiti alle coste, attiva l'addome, schiena lunga. Due in più, opzione, gomiti indietro e basso, sempre chiusi verso l'interno, se no il tricipite non lavora.
aiutala a scendere. I gomiti sono portati sotto la linea delle spalle. Addome attivo, busto immobile. Rallenta, 2-2, sali, sali, scendi, scendi. Strizza i muscoli mentre sali e strizzali mentre scendi. Non avere fretta, ok? L'ultimo così. Dritto con le metà. 3, 2, 1 e scendi. Distendi completamente i gomiti quando scendi e molleggia tenendo i gomiti bene a 90 gradi. Molleggi piccoli. Stop. Ritorna a terra. Sciogli le spalle, sciogli le braccia, riposiziona le mani sopra le spalle, pulcia i gomiti. 2, andiamo. 1, 2. La tua opzione è avvicinare le ginocchia e muovere i gomiti indietro e basso, però se i gomiti si aprono, no, non va bene, perdi lavoro, ok? Quindi stai con me con l'opzione, comodo, scendi e stai, pausa, sali letto e 2-2 a seguire, un tempo con pausa e un 2-2 a seguire, meglio fare l'opzione che avere una tecnica sporca, ok? Se cerchi la sfida, prova a sollevare le ginocchia da terra. Sali, manubri, pesi, lavoro di bicipiti, ruota le spalle, ancora nella terra, vai su curl, 8 singoli. Completamente immobili. Strizza i glutei per bloccare le anche. Attiva l'addome per bloccare il busto. Tutto immobile, lavoro isolato nel bicipite. 2-2, rallenta. Sali, sali, scendi, scendi. Leg controllato. Quel lavoro lento che ti fa soffrire, più di tutti. Triplo molleggio a metà. Ti ricordi cosa ho detto prima? Molleggio bloccato il gomito a 90 gradi e tieni il molleggio piccolo. Più il molleggio è piccolo, più la tensione sarà grande. Ragazzi, tenetevi solo un peso e sdraiatevi a terra. Se poi cambiate con il disco, guarda cosa arriva. Spingo verso l'alto, porto la fronte, stendo e rientro. Vieni, spingi, piega, stendi, ascolta. 4, 3, tieni i gomiti stretti e rivolti sempre verso l'interno. Continua il nostro lavoro isolato nella parte posteriore delle braccia. Appoggiamo il ponte, sollevare le anche, strizza i glutei e tieni le anche di sollevare le 10. Spingi dai palloni per sollevarle. Ascolta che voglio 3 ripetizioni. 2, 1, scendi e riparti. Tieni la posizione di ponte e dammi 3 lavori. Piega e stendi con le braccia. Integriamo il lavoro dei bicipiti con quello della parte posteriore del corpo. L'ultimo. Senti il peso al 90% sulla parte superiore del dorso. Rimani su. 7 ripetizioni a chiudere. Ah! Direi che si sente, eh? Non so voi. Stop. Oh. Sali. E allunghiamo un attimo. Trigimi
davanti a te, afferra le dita della mano e allunga l'avambraccio. Cambio, gomito sinistro. Come state? E allunga. Siete sempre lì, vero? Siete ancora vivi, vero? Date un cenno di vita! Ragazzi, ultimo brano prima dell'addome. L'ultima fatica. Brano combinato di affondi e spalle. Affondi e spalle. Ci serve qui un disco, ok? Un disco più grande, se vuoi, per cominciare. E poi dopo un peso un po' più basso per quando andremo a fare la combinazione di affondi più alzata laterale, rotator raise e eccetera, ma per partire, se vuoi, un carico più grande. Ci mettiamo nella nostra set position e dada. Ma qui mi va. E questo? Sì, direi di sì. Ok, disco le clavicole, gomiti chiusi, talloni sotto le anche, apri il petto, attiva l'addome, affonda alternati, parte la gamba destra, lungo passo dietro, affonda, sali, cambio gamba, gamba sinistra, lungo passo dietro, affonda, sali e richiama. Avvicina il ginocchio dietro al pavimento, mentre spingi il ginocchio avanti bene verso l'esterno. Tieni un addome forte, anche spalle squadrate avanti. Cominciamo ad aggiungere il lavoro per le spalle. Affonda e pressa. Sali e richiama, cambio gamba, lungo passo dietro. Affonda e pressa, sali e richiama. Mi raccomando, addome attivo, soprattutto durante l'affondo qui press, stabili e forti. Per risalire, spingi dal tallone del piede avanti e senti quanto lavora il gluteo. Ma se l'affondo qui press ti destabilizza troppo, torna al lavoro precedente di solo affondo senza press, ok? Allora è finita. Lavoro integrato, parte bassa e alta del corpo, che attiva ancora di più il centro, il nostro core. L'ultimo, cambia il peso, appoggi statici, gamba destra, lungo passo dietro, piega il gomito, affondo più alzata laterale, il tempo, due tempi, andiamo, affonda e apri, sali e chiudi, 1, 2, 2, 1, avvicina come prima il ginocchio dietro al pavimento, spingi bene il ginocchio avanti verso l'esterno per caricare il gluteo e il gomito, sollevalo anche verso l'esterno fermandolo alla linea della spalla, non andare oltre, una in più. E ci addentriamo dentro la nostra prima coppa. Affondo più rotator raise. Scegli e stai, apri, chiudi, triplo palleggio, affondo più alzata. 3, 2, 1, affondo più rotator raise. Seguito da un triplo palleggio, affondo più alzata laterale. Questa è la combo. Due viaggi in più, grazie. Blocca le ginocchia a 90 gradi, massima profondità e tieni sempre il gomito all'altezza spalla. Durante tutta la combo, addome forte, petto alto, schiena lunga. Solo un triplo palleggio a fondo per alzata laterale. Sali e ripeti. Cosa senti in fiamme? Un po' di tutto. Da parte inferiore, cosce e glutei,
la parte superiore delle spalle. Stop, cambio. Cambio il peso, gamba sinistra, lungo passo dietro, apri il petto, attivo l'addome, fletti il braccio sinistro, affondo più alzata, 2-2, andiamo, scendi e apri, sali e chiudi. 1-2. Fluido e continuo. Senza fretta. Lo so che è quasi l'ora di cena, ma datemi ancora 10 minuti. Non ve ne andate. 1 in più. Torna la combo. Una affondo più rapido raise. Ritornizzazione a fondo e alzata laterale. Ottimo, ricorda, blocca le ginocchia a 90 gradi, blocca il gomito altezza spalla e stessa cosa di tre molleggi. Spalle rilassate lontano dalle orecchie e chiudi bene le scapole dietro per stabilizzare la spalla e isolare l'allenamento. Come stanno le vostre spalle? Mi raccomando, tieni il polso in linea col gomito, Stop. Sciogli le spalle, sciogli le gambe. È finita. Quando ci si diverte il tempo vola, ammettilo. Addome e stretching, non ci serve nulla se non il nostro giappettino. Da questa riproduzione casuale invece è in sequenza. Sdraiamoci sulla schiena, mani alle tempe, gomiti ampi, si crunch, 2-2, sali e allunga le braccia, scendi e riporta le mani ai tempi, 1-2, mentre sollevi le spalle avvicina le coste alle anche, mantenendo il mento vicino alla gola. 2 in più, butta fuori l'aria mentre sali e prendila mentre scendi. Velocità in arrivo, combo, guarda, si crunch, stendi braccia e gambe, chiudi e ritorna, si crunch, stendi braccia e gambe, chiudi e ritorna, solleva le spalle lontano da terra, avvicina più che puoi le coste alle anche. Mentre stendi braccia e gambe, attiva l'addome e mantieni la bassa schiena ancorata a terra. Se la bassa schiena si innalza, stendi solo le braccia. Guarda, solo le braccia. Opzione. L'ultimo, ritorna in si crunch come prima. 2-2, sali, stendi le braccia, scendi, riporta le mani alle tempie. Tocca i palloni, velocità, combo, si crunch, apri, chiudi e torna. Integrate il lavoro della parte bassa con quello della parte alta. L'ultimo. Stop, avverti le cosce, risali e ruota, frontali a me. Mani sotto le spalle, posizione di plank, ginocchia a terra o ginocchia sollevate. Strizza i glutei e attiva le cosce per aiutarti nella stabilizzazione.
spingiti al pavimento con le mani, spalle stabili, corpo in arrivo, doppio corpo delle spalle e doppio mountain climber, andiamo, tocco, tocco, mountain climber, uno, due, la bomba in mano, attiva l'addome, mantieni anche spalle squadrate verso il basso. Se senti le spalle neanche ruotare, appoggia le ginocchia a terra, ok? Costruisci la forza che oggi ti manca. Ultime combo che ci conducono alla fine del nostro allenamento. Avvicina quanto più riesci le ginocchia al petto. Stop. Sì, stop. Lo stop della fine. Stretching. Vieni in child position. E dai, ma l'hai sbagliato. Ah, come mai? Allunghiamo la schiena. Sediamoci sui nostri talloni. Lasciamo le braccia tese lontano davanti a noi e abbandoniamo il peso della testa sul tappetino. Sentiamo scivolare via tutte le tensioni che abbiamo accumulato nella bassa schiena. Facciamo un bel respirone e scivoliamo avanti appoggiando cosce anche a terra, sollevando il petto. Allunghiamo l'addome, spalle rilassate lontano dalle orecchie. Transizione in down dog, un altro respirone, butta fuori l'aria, solleva le anche, spingiti al pavimento con le mani, spingiti dietro, possibilmente talloni unisci la terra e poi ritorna in ginocchio, gamba destra lungo passo avanti, spingi il bacino avanti verso il basso, solleva il braccio sinistro e allunga la laterale sinistra, lentamente rientra, fai scendere il braccio, allunga la spalla, ah. E stop, ripartiamo dall'inizio, dalla child pose, sediamoci sui palloni, braccia lontano, testa rilassata sul tappetino, inspira dal naso e butta fuori dalla bocca, un bel respirone, scivola avanti, cosce anche a terra, espandi il petto, allontana le spalle dall'orecchio, allunga l'addome, butta fuori l'aria e vieni indietro, allunghiamo la catena posteriore, spingiti al pavimento con le mani, avvicina i talloni al pavimento, ginocchio a terra, gamba sinistra, un po' passo avanti, sprofonda nelle anche, solleva il braccio destro, allunga la laterale destra dell'addome, lentamente rientra, fai scendere il braccio, afferralo e allunga la spalla. Fai il perno sulla gamba e avanti, sali, afferra il collo del piede destro, tallone al gluteo, allunga il quadricipite. Cambio. Palmi delle mani avanti, fai cadere la testa in mezzo alle braccia, separa le scapole, allunga il dorso, lentamente rientra, ruota le spalle, bel respirone, espira allungati, lascia andare un altro più grande.
ragazzi, che dirvi? Grazie per avermi fatto compagnia. Buona Pasqua, assolutamente buona Pasqua a tutti. Mangiate tutte le uova di cioccolato, colombe normali, ripiene, anche per me. E ci si vede settimana prossima, ok? Un bacione, spero che vi siate allenati, spero che vi siate divertiti. È importante tenersi in forma, ok? Anche se capisco che la voglia sia assolutamente sotto ai piedi, ok? Ma è un investimento per la nostra salute, tenersi attivi, tenersi in forma. Non solo perché c'è il Covid, anche senza Covid, ok? Quindi tanti baci, auguroni e nulla. Ciao ciao!